Il calcio argentino, un mondo a parte sia per quanto riguarda la tifoseria, sia per l'attaccamento alla propria squadra del cuore. Un modo di concepire il calcio all'ennesima potenza. Il libro super classico Più che un derby, presentato a Morbegno su iniziativa dell'allenatore morbegnese Gianluigi Bongio, mette in risalto la rivalità estrema tra le due storiche squadre di Buenos Aires, Boca Juniors e River Plate. A scriverlo due tifosi doc dei due club argentini, Roberto Colombo, parte Boca, e Federico Farcomeni, parte River. Il volume, davvero originale, è diviso in due parti proprio per descrivere in differenti versioni la stessa passione. Ospite della serata di presentazione il giornalista di Sky Sport Rosario Triolo, grande appassionato di calcio sudamericano. Le partite indimenticabili, i campioni che hanno lasciato una traccia indelebile, le tifoserie, i motivi della rivalità tra Boca e River, lo stile di gioco e anche i superclassici più belli e importanti. Le pagine del libro raccontano tutto questo. Con questo libro volevo tentare di coinvolgere e di trasmettere la passione pazzesca che si vive a Buenos Aires, che vivono i tifosi del Boca Juniors e quelli del River Plate, per il football. Non c'è nessun altro paese al mondo che viva il calcio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, come in Argentina. Probabilmente il miglior lavoro in italiano, che nasce in italiano, quindi non è una traduzione, in cui si parla della rivalità tra River Plate e Boca Juniors, di come questi figli di uno stesso genitore, cioè il quartiere La Boca di Buenos Aires, diventino da fratelli Caino e Abele. Con i loro aneddoti, Triolo e Colombo hanno evidenziato le peculiarità di un mondo del pallone che si discosta per tante sfaccettature dal nostro. Infiniti match e i beniamini menzionati dai due giornalisti. Il calcio italiano è forse più business che passione, il calcio argentino è solo passione. C'è un livello di passione che va oltre, cioè l'identificazione con la squadra è come l'identificazione con la famiglia. Per molte persone la squadra per cui si tifa è come un papà, una mamma, un fratello, una sorella. Migliaia di tifosi fuori dallo stadio, ballare, cantare, suonare, e tutti questi tifosi entrano poi nello stadio e tifano tutta la partita cantando dal primo minuto fino al 90esimo, e finita la partita si esce dallo stadio sempre cantando, suonando. È una festa che dura ore e ore e ore.